tornato con un nuovo video e indovinate? Ta-da! Ho ceduto la nuova collezione di Neve Cosmetics, cioè la trovo davvero una collezione davvero molto bella e quindi ho ceduto, avevate dubbi? È arrivato come sempre tutto nella pochettina, vado abbastanza veloce perché ho paura sia un video un po' lungo. Come sempre ci sono le cartoline dentro e appunto questa qui è la cartolina della nuova collezione. Si chiama Mistero Barocco e per chi non lo sapesse, insomma penso nessuno, in collezione c'era una palette e il nuovo prodotto, che sono i due baci, ovvero un doppio matitone con rossetto e contorno labbra di 3 colorazioni e 4 nuovi pastello. Io ho ceduto, c'è da dire che volevo prendere la palettina vuota poiché si trattava di una palette a 4 posti e quindi la trovavo utile tipo per i viaggi, ma è esaurita dal sito in circa mezz'ora, quindi ovviamente non ho fatto in tempo a comprarla e ho ceduto a quella piena, che è questa qui. Vi levo, allora mi è arrivato tutto circa mezz'oretta fa e sto facendo adesso il video. Ho aperto prima il pacco per controllare fosse tutto ok, ma non ho ancora swatchato nulla. Questa è la palettina con questo, io devo dire la verità, l'aspettavo più piccolina, invece è abbastanza grande, insomma, come vedete, e ha la scritta dorata Neve Cosmetics e dietro ci sono i nomi delle cialde che sono all'interno. Allora la apriamo, dentro c'è questo qui che proteggeva le cialdine e questa qui è la palette. A me piaceva tantissimo fin da appena l'ho vista, però dicevo, ma magari se prendo quella vuota faccio una cernita e prendo solo 2 cialde su 4. Poi infine è andata così e le ho prese tutte e 4, anche perché, cioè l'ho presa piena praticamente, perché la trovo davvero molto bella e particolare, non sono i soliti colori. L'unica pecca secondo me grande di questa palette, visto che insomma è stata pensata come una palettina da borsa e per me appena l'ho vista da 4 è andata automaticamente nel mio beauty da viaggio, è il fatto che non abbia uno specchio. Io mi chiedo, ci voleva tanto a mettere qui un cavolo di specchio? Questa secondo me è una grande pecca, perché insomma specialmente in viaggio secondo me è stracomodo avere uno specchietto nella palettina, tant'è che sto pensando di cercare quegli specchiettini, come si chiamano, quelle pellicole tipo adesiva specchio, e metterla qua dentro, perché secondo me completerebbe davvero la palette. E poi ho preso dei due baci, erano 3, questa è la colorazione diciamo di mezzo, c'era il rosso e questa e poi un color prugna molto scuro che su di me non vedevo un granché. E poi come sempre ho ricevuto un omaggio, avevo richiesto il pastello zaffiro e mi è arrivato, quindi come sempre sono stata davvero super contenta. Inizierei con sbocciarvi la palettina. Allora, il primo colore si chiama Crinolin, sto leggendo dietro, ed è questo dorato molto aranciato, ha una base molto aranciata, davvero molto molto particolare, come vedete è molto luminoso e molto bello. Sono come tutte le cialde neve, setosissimi, pigmentatissimi come vedete, ha dei micro brillantini dorati all'interno, ecco, ed è davvero molto molto carino. E vado al colore accanto, che è questo rosso, che si chiama Amber, ed è un rosso completamente opaco, che in realtà è meno rosso di quanto sembra, ed è davvero un bellissimo colore, che tra l'altro io cercavo da tantissimo. È un colore rosso che però sembra più chiaro dalla videocamera, diciamo un po' più rosso mattone e non rosso rosso, ed è davvero molto bello.
So che magari per molte di voi sembrerà importabile un rosso sugli occhi, ma secondo me è portabilissimo e comunque essendo opaco lo vedo anche perfetto per dare un tocco di colore alle guance, quindi anche usato come blush ed è molto molto carino. Poi andando sotto c'è questo marroncino che si chiama Obscure, che è questo qui, che sul sito neve dice che comunque è perfetto anche per scolpire i tratti del viso, quindi diciamo per un contouring, ma a parte che insomma vedete che è davvero troppo scuro per la mia pelle bianca e oggi ho anche già fatto la base, so che non sembra, ma cioè, per me è davvero troppo scuro, quindi io lo utilizzerò prettamente come ombretto. E poi io non lo utilizzerei come contouring anche perché dice che è opaco dal sito, ma vedendolo così ha delle... Nemmeno è perlato secondo me e quindi io insomma non lo utilizzerei assolutamente per il contouring. Mettiamo un po' più, ok. Però è davvero un bellissimo ombretto. E infine, che tra l'altro era quello che a me aveva colpito da subito, c'è cioè questo rosa che si chiama Ornament ed è questo rosa qui ed è, cioè ragazzi, questo è bellissimo, secondo me è stupendo e non si vedono tutte le pearlescenze all'interno, ha delle pearlescenze sull'oro, sì, davvero molto bello. E tra l'altro questo, oltre che essere un bellissimo ombretto secondo me, e anche, ecco, vedete qua quanta luce fa. Fantastico come blush, soprattutto magari d'estate per dare luce, oppure anche d'inverno, cioè non faccio molta distinzione per i blush fra estate e inverno, però insomma, come vedete, è davvero molto molto bello. E insomma, questa qui è la palettina. Poi, il due baci è la tonalità incognito. E ha due punte. Allora, una punta è questa qui più fina e piccolina per delineare il contorno labbra e l'altra punta è questa qui cicciottona per riempire come fosse un rossetto. Ve le faccio vedere. Allora, non so se questa cosa si noterà dalla videocamera. Allora, quella in alto è il contorno labbra e quella in basso è il rossetto. Il contorno labbra è leggermente, leggermente più chiaro del rossetto, ma proprio una cosa, infatti dalla videocamera nemmeno si vede questa cosa. Comunque è un bel rosso mattone, tra l'altro quando mi è arrivata il comunicato, quando mi è arrivato il comunicato stampa questo lo spacciavano per un nude. Infatti poi ho visto gli swatch in giro e ho detto ma sono pazzi, un nude. Ok. E infine vi faccio vedere anche al volo il pastello ricevuto come omaggio, che appunto vi ho detto si chiama Zaffiro, ed è questo bellissimo blu. Un blu semplicissimo, leggermente satinato, cioè non è completamente opaco. Ora mi pulisco la mano, come vi ho detto, e ho già fatto la base, anche se non sembra, perché sono bianca come un cadavere. Ho la BB Cream su Bio, il Primer Essence, il correttore Maybelline e ho passato il Flat Perfection come fosse una cipria, che è come lo sto un pochino utilizzando questo periodo. Ora leggo la frangia. Ok. E proviamo insieme la palettina. Visto che insomma i colori sono molto molto particolari, io pensavo di fare, cioè visto che li volevo provare tutti con voi, insomma metterli tutti in un trucco mi risulta un attimo complicato, volevo fare un occhio con un trucco e un occhio con un altro, quindi sembrerò una pazza, ma vediamo cosa esce fuori. Allora, inizio da questo occhio qui e inizio applicando su tutta la palpebra mobile e crinolin. Ancora non ho ben capito i nomi. Ok, che tra l'altro secondo me è un colore che con gli occhi azzurri, verdi,
Sa davvero molto bene perché fa un bel contrasto, specialmente avendo la base aranciata. Con un pennellino piccolino vado a prendere Obscure e lo porto nella fine dell'occhio. Cioè, penso che questo sia davvero un marrone fantastico perché è il classico marrone quasi totalmente opaco. Vi ho detto, cioè, secondo me, cioè, come ombretto va benissimo, ma per fare il contouring non è totalmente, totalmente opaco. Insomma, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però insomma, dicevo, è il classico marrone che secondo me sta benissimo e praticamente per fare tutte le sfumature cosa sto dicendo? Per fare tutte le sfumature e nei trucchi, proprio il classico marrone da piega. Cioè, mi sembra davvero perfetto. Ne metto poco alla volta perché non so. Sto inventando con voi questo trucco. Ok. E poi ora con un pennello da sfumatura vado a prendere Amber, il rosso, che come vi ho detto secondo me non è poi così importabile sugli occhi. E lo metto nella piega. Anche perché se, cioè, insomma, si sfuma bene, secondo me viene davvero un effetto molto carino e autunnale. Tra l'altro sembra tipo rossissimo dalla videocamera, ma vi assicuro con lo specchio davanti e non è così da clown, insomma. Certo, magari è un colore che io almeno eviterei di mettere tipo su tutta la palpebra mobile. Perché è un po' più particolare. Però secondo me è tipo così nella piega che dà giusto. Cioè, vi ridico, sulla videocamera è davvero forte, ma sembra, cioè, tipo dallo specchio davanti, è tipo un'ombra carina. Dà un effetto molto soft. Per completare al volo. Sfumo bene. La cosa stranissima è che dalla videocamera non sembra nemmeno sfumato bene, dallo specchio sì. Questa cosa è assurda, assurda davvero. Per completare il trucco, applico nella rima interna dell'occhio il pastello Liquirizia, che almeno ci rendiamo conto un attimo del trucco finito. Me la metto anche sull'attaccatura delle ciglia superiori. Proprio un filo, almeno si vede, infatti. Va benissimo. E come mascara applico il Pupa Vamp. E questo è il risultato finale. A me dispiace che dalla fotocamera è orrendo, cioè orrendo davvero, me ne rendo conto. Non so nemmeno che cacchio vale perché io dallo specchio lo vedo bellissimo. Magari poi a fine video vi lascerò qualche foto. Ok, su questa parte di viso, con un pennello da viso, insomma, vado ad applicare Amber, sì, il rosso. Ne prendo davvero poco perché è molto pigmentato e lo applico come blush. Niente, questo rosso nella fotocamera ha tutta un'altra resa. Non mi chiedete perché, anche nel blush, ho un effetto davvero leggero dallo specchio, invece qua si vede molto. Passerei all'altro occhio, sperando che i colori rendano un attimino meglio. E vado ad applicare il rosa, che si chiama Ornament, dov'è? Eccolo qui. Su tutta la palpebra mobile. Anche il rosa prende un colore strano dalla fotocamera. È davvero un bel rosa forte, in effetti, anche dallo specchio. Ha tipo una base aranciata, rossastra.
Ma è davvero molto molto bello. Sembra più pugno più forte della video, ma nemmeno tanto. Sicuramente più fedele questo del rosso. Vado ad applicare il marrone che si chiamava Obscure nella piega dell'occhio. Questo rosa lo trovo un colore davvero elegantissimo. Applico anche qui all'interno il pastello e liquirizia. E ci vedo particolarmente bene sotto l'arcata, sotto l'attaccatura delle ciglia, il pastello Gioia, perché comunque ha dei riflessi rosa che riprendono l'ombretto. Non so se voi da qua lo vedete. E applico il mascara Pucca Pump. E su questa parte di viso c'è il blush Amber. E con un altro pennello vado ad applicare su questo lato qui ornament come blush. Che è stupendo, no ragazzi, quel blush è bellissimo. Sai che poi, insomma, mi piacciono tantissimo i blush con le iperlescenze, anche se con i pori dilatati, insomma, non ne ho troppi, però ecco qui, vedete, insomma, le iperlescenze del blush. Molto molto bello, mentre di qua, come vedete, è completamente opaco. Proviamo l'ultima cosina. Sembro una pazza con gli occhi truccati diversi, ma va bene. Proviamo i due baci. Allora, traccio il contorno labbra con la parte più piccolina. Ok. E ora riempiamo con la parte più cicciottella. Questo qui è il risultato. Davvero un bellissimo colore. Sono anche davvero contenta di aver scelto questo, sono sincera. Ed è, diciamo, un rosso mattone. Sono molto molto confortevoli, tipo a livello di pastello. Anche se anche i pastello alcuni sono più confortevoli, altri molto meno. E lo trovo davvero bello. Poi, insomma, più in là, quando l'avrò provato un attimo di più, vi farò sapere anche per quanto riguarda la tenuta. Ultima cosa, poi giuro che vi lascio perché non ho idea di quanto sta avvenendo lungo questo video. Ma leggevo su vari gruppi che interessavano dei confronti e pensavo di fare dei confronti con alcuni pastello che ho. Allora, questo qui è il Due Baci. Chiedevano, insomma, leggevo un attimino con sfilata e vino, tipo vino è uno di quei pastelli durissimi. Non ci prendono niente assolutamente. Allora, questo è il no, sto facendo confusione. Questo è il Due Baci, quello accanto è sfilata che come vedete vira molto di più sul viola fucsia e l'ultimo è vino che dalla fotocamera sembrano anche abbastanza simili ma in realtà sono davvero diversi perché hanno diciamo un sottotono in parte più freddo e poi un pochino proprio più sul violaceo borgogna vino più sul borgogna, ecco da qua forse si vede la differenza, mentre il Due Baci è molto mattone con base marroncina. E mi piace tanto.
Questi, diciamo, sono gli unici confronti che posso farvi per quanto riguarda la palette delle cialde che ho io. Magari vi lascio qui il link alla mia palette, così se volete dare un'occhiata, ma delle cialde che ho io queste non assomigliano assolutamente a nulla. Quindi sono stra contenta. Spero vi sia stato utile questo video e vi abbia fatto piacere anche questo trucco fatto al volo con voi, anche se mi dispiace tantissimo per questo rosso che non rende assolutamente. E fatemi sapere se voi avete ceduto come me, avete acquistato qualcosina di questa collezione. Vi mando un grande bacio. Mi raccomando, commentate e spolliciate. Ciao!